sono le modalità formative in ACT, guarda caso le stesse che proponeva il dottor Pisacani. Facciamo incontri residenziali di gruppi locali, piccoli gruppi con apprendimento attivo, tutti i gruppi regionali lo fanno, sono gruppi in genere che si incontrano, ci incontriamo mensilmente in piccole strutture in genere trovate come si può. Il numero medio delle persone che partecipano è intorno alle 20 persone, gli argomenti sono scelti in maniera direi spontaneistica, parliamo di bisogni formativi percepiti localmente e si cerca anche di trovare il referente locale proprio per stabilire un rapporto di comune fiducia e di collaboratività con il territorio a livello ospedaliero e universitario. A fronte di questo abbiamo anche il congresso nazionale annuale dove il gruppo regionale che lo organizza porta ciò che è il prodotto della sua attività e poi l'associazione porta il direttivo tutto quello che è il prodotto dell'attività dell'associazione ACT. Abbiamo anche una newsletter, abbiamo un corso per scenari clinici, abbiamo numerosi altri tipi di corso anche in EPM, in formazione continua, la versione blended di formazione a distanza. Mi piaceva soffermarmi solo un secondo per brevità, perché veramente il tempo è tiranno, su questo tipo di formazione che è banale, nulla di nuovo. La solita newsletter, il journal club più o meno coordinato, ma noi sostanzialmente dal 2004, dopo un corso di formazione per formatori, quello che in teoria si dovrebbe fare più spesso se si vuole insegnare formazione, cioè formarli quelli che poi devono formare, abbiamo cercato di insegnare come si poteva leggere la letteratura. Una serie di gruppi regionali lo hanno trovato un percorso interessante, ne hanno fatto un'attività fissa, attualmente sono 5 i gruppi di lettura, revisionano l'indice di 9 riviste tra quelle ritenute più importanti in materia di pediatria più la Cochrane Library e forniamo una revisione critica con le griglie assodate dalla letteratura della valutazione degli articoli per noi più rilevanti e questo viene pubblicato in maniera elettronica su un bollettino online a cui possono accedere gratuitamente tutti gli associati dell'ACT che ne fanno richiesta e che può essere quindi utilizzato in duplice maniera. Ci sono i cosiddetti EBM producers, cioè coloro che leggono e revisionano criticamente questi articoli, e gli EBM users, cioè chi di noi non ha particolare competenza però può utilizzare nei gruppi di incontro l'articolo se è inerente agli interessi della propria pratica professionale per trarne motivi di spunto di cambiamento nella pratica clinica. Questo è il primo numero, da allora sono usciti oltre 90 numeri e sono articoli che poi abbiamo ritrovato spesso in altre newsletter internazionali di ben più elevato livello, con, devo dire, analisi spesso sovrapponibili. Le quattro priorità dell'Associazione Culturale Pediatri corrisponderebbero sostanzialmente ai bisogni invece stabiliti dall'alto, percepiti dal nostro direttivo nazionale, dall'analisi di macro sistemi che sono un'indicazione, sono le tematiche che il direttivo nazionale vuole rendere all'associazione. Alcune di queste, come per esempio l'ambiente e salute, hanno dato luogo alla formazione di un'ulteriore newsletter che produce ulteriore revisione in materia di letteratura su quanto è rilevante il rapporto tra inquinamento ambientale e bambino. Tutto questo viene realizzato, se non proprio a costo zero, semplicemente in maniera autogestita, con le quote di iscrizione dei soci dell'associazione. È tutto possibile, è tutto fattibile, richiede entusiasmo, richiede fatica, ma in tutto ciò noi non abbiamo chiesto soldi a nessuno se non che a noi stessi. La CP è provider ECM dall'inizio della costituzione dell'ECM, non so quanto lo rimarrà dopo il nuovo programma ECM, perché noi crediamo che sia possibile fare formazione di qualità senza sponsorizzazioni dell'industria.
non crediamo che almeno fino ad ora questo sia stato in alcun modo incentivato dal sistema ICM, anche se il nuovo programma ICM mostra un interesse a muoversi in questa direzione, noi ne siamo veramente lieti. E diciamo che se il controllo dall'alto è debole, perché la qualità e l'efficacia di quanto l'informazione è stato fatto finora in ICM è stata per ammissione stessa del professor Vignieri a Cernobbio assolutamente assente fino ad ora, e si parte da ora con i controlli, però se si diffonde la direi, se si fa awareness improvement, cioè se si migliora la percezione che questo è un problema anche a livello prelaurea, se si fa formazione anche su questo, non solo dopo che si va nel mondo del lavoro, probabilmente riusciremo a fare lobby, mi consenta la parola, per riuscire ad ottenere e a costringere le autorità a far rispettare quello che è l'utilizzo dei fondi pubblici destinati alla formazione in toto a questo scopo.